Ho inventato questa frase e gli astronauti sono come i preti, non smettono mai la tonaca, non smettono mai la tuta. Mi è capitato di essere il primo astronauta italiano. Non ero certo il primo astronauta al mondo, ce n'erano stati molti prima di me. A differenza della grande maggioranza delle missioni dello shuttle in cui si tratta di prendere un carico utile e lasciarlo in orbita, in questo caso si trattava di rilasciarlo e tenerlo collegato allo shuttle con un lungo cavo e volare in questa formazione con un oggetto fatto di tre corpi, il satellite, lo shuttle e il filo teso tra i due a sviluppare nuovi esperimenti e nuove tecnologie nello spazio. La missione del satellite a filo fu sfortunata perché ebbe un problema con lo svolgimento di questo cavo lunghissimo. Riuscimmo a srotolarne solo una parte e quindi la nostra missione fu in parte limitata. Però proprio per le difficoltà che abbiamo incontrato in questa fase e soprattutto in quella del recupero del satellite, ha generato una tensione, un'aspettativa, una preoccupazione addirittura. E questo moltiplicò la visibilità della nostra missione, cosa che poi tutto sommato fa anche bene. L'ESA aveva diritto di far volare a bordo dello Space Shuttle anche degli astronauti europei. Riuscì ad arrivare tra gli ultimissimi finalisti, gli ultimi quattro. Poi, tant'è per logiche un poco opache, non fui preso nell'ultimo gruppo. Da caso la Germania, che contribuisce in modo più importante al progetto, vuole giocare le sue carte e sarà un astronauta tedesco a spuntarla. Con la stazione spaziale siamo ad appena 400 km di quota sopra la Terra, ma tant'è, è tutto un altro mondo. È tutto un altro mondo perché siamo fuori dell'atmosfera, tanto per cominciare, e questo ci consente di girare vorticosamente attorno alla Terra senza mai aver bisogno di motori e rimanere in orbita, fare un giro della Terra in 90 minuti e siamo in assenza di peso. Galleggiamo perché la forza di gravità, che pure c'è, ma è compensata dal nostro movimento vorticoso attorno alla Terra, dalla nostra accelerazione centrifuga dovuta giusto appunto alla rotazione attorno alla Terra. Che sulla Terra è sufficiente appoggiare un oggetto per poi ritrovarlo là dove lo abbiamo messo. Invece nello spazio ciò non succede. Se uno abbandona un oggetto, poi probabilmente non lo ritrova più. Queste complessità si manifestano anche in tutte le funzioni fondamentali che uno può immaginare, l'alimentazione, il bere, i servizi igienici, la stessa respirazione. Perché in assenza di peso succede che i moti convettivi, ciò per cui l'aria calda sale e l'aria fredda scende, che continuamente rimescola l'atmosfera che ci circonda, questi moti convettivi non ci sono più in assenza di peso. E così succede che, per esempio, potrebbe capitare che lo stesso fiato che noi emettiamo resta vicino alla bocca e viene ri-ispirato con la prossima ispirazione. Quindi uno finisce per respirare come se avesse un palloncino sulle labbra, cosa anche abbastanza pericolosa. Difatti c'è un sistema di riciclo che continuamente, artificialmente, fa circolare l'aria affinché questo fenomeno non si manifesti. Nel
nella società di oggi, le professioni cosiddette STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, sono quelle che hanno più probabilità di offrire delle professioni buone, delle professioni che gratificanti. E quindi io cerco di orientare, di ispirare i giovani anche in questa direzione, tenuto conto che spesso, particolarmente le scienze dure, la matematica, sono un po' ostili, c'è una sorta di rigetto spontaneo. Quindi io finisco per essere un po' un testimone di questo tipo di carriera, e se mai c'è qualcuno che sogna di diventare astronauta o comunque di fare una carriera simile alla mia, è informato che bisogna investire sulle materie scientifiche.